Buongiorno e bentornati su A Spasso per l'Europa. È un po' che non ci vediamo e mi sono ricordato di avere un canale YouTube. Eccoci qui per il secondo episodio della saga, dove racconterò come ho organizzato più o meno questo spericolato viaggio che mi ha portato a piedi appunto da Venezia, Scaltanigo, fino a Madrid. Le motivazioni che mi hanno spinto a questo folle viaggio le vedete sul video che vi linko qui sotto. Mentre per quanto riguarda la fase iniziale, scaturita appunto da quel fatidico pomeriggio che mi vedeva protagonista delle calli veneziane mentre le giravo a piedi e cercavo la destinazione Madrid, 28 giorni, bla bla bla, andatevelo a vedere che è carino. Da lì non ho fatto altro che scrivere la classica domanda retorica su Facebook, 1300 km a piedi, follia? Rispose una mia vecchia collega di lavoro, che saluto, la Cristina, ora madre di due bellissimi gemelli, che mi disse, guarda, 1300 km a piedi, sono una passeggiata. Effettivamente, come dargli torto, 1300 km a piedi di sicuro non li fai correndo. E così, con tutta la calma del mondo, in 3 mesi e mezzo abbiamo buttato giù un piano d'azione. Abbiamo sentito alcuni sponsor, tra cui The Venice Sport Shop e BV Sport, Oka, che mi hanno dato un po' di attrezzatura sportiva per affrontare la cosa, e dopo aver fatto bene o male un bricolage di questi cammini, il risultato è stato più o meno una cosa del genere. Dico più o meno perché poi lungo il tragitto ho variato qualche tappa, ma rende grosso modo l'idea. Anche perché a fine viaggio mi sono ritrovato ad aver fatto 2700 km a piedi, cifra ben diversa dai 1300 previsti. Oggi voglio parlarvi di quel fatidico giorno, di quella fatidica partenza del 15 ottobre alle 15.15. Sono partito da casa, accompagnato da un mio amico, sentito qualche giorno prima, perché aveva visto il mio servizio su Antenna 7. E questo servizio era il più figo della serata. Ma non perché fosse il più figo, questo baldo giovane 25enne che se ne va dall'Italia per scappare dalla crisi italiana e dove va in Spagna, dove c'era ancora più crisi. Ma lasciamo stare. L'hanno venduta così i giornali, tra cui anche il Gazzettino, e vi metto qua l'articolo. Eccolo qui. Ora non so se riuscirò a metterlo più o meno qua. E sì, fra un servizio della vipera in casa della signora Paola e il tubo dell'acqua che perdeva di Anna Maria, c'è stato questo servizio che ha portato Lele a chiamarmi. 15 giorni sei durato. D'altronde non posso darti torto. Le condizioni in cui abbiamo vissuto sin dai primi giorni non erano fra le più comode. Abbiamo dormito sopra i tavoli, abbiamo dormito nel pavimento, avevamo freddo e siamo partiti con uno zaino veramente veramente leggero. Infatti siamo partiti pieni di entusiasmo e una genuina ingenuità, tutti sorridenti, e questa energia ci ha accompagnato per ben 2 ore prima di renderci conto di aver portato 25 kg di cose completamente inutili nelle nostre spalle. Ma se volete faremo una puntata dedicata a come preparare uno zaino, vi dirò che cosa avevo messo dentro all'inizio del viaggio e che cosa mi sono ritrovato alla fine, perché quando fai un'esperienza del genere ti rendi conto che le cose che ti devi portare veramente sono poche: coraggio, umiltà, 2 paia di pantaloni, 2 magliette e forse, dico forse perché più delle volte non le utilizzavo, un paio di mutande. Ma arriviamo subito alla prima tappa. Abbiamo scelto una location molto vicina a noi, Padova. Uno si sveglia da Milano e dice vado a Padova in giornata a piedi. Ci metti circa 4 ore, È una cosa fattibile, sono 25 km che ripercorrono un tratto al contrario della via Francigena. E lì avevo un amico che mi avrebbe ospitato per la notte e nel frattempo, visto che pioveva, ci siamo riparati nella famosa Basilica di Sant'Antonio, dove ci sono le sue reliquie, e ci siamo messi a parlare con un barbone, è finita che gli ho regalato un paio di scarponi con cui ero partito perché mi erano troppo stretti. Dormiamo da questo mio amico, nulla di sensazionale, un po' di gente ci chiede cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, perché eravamo trotterellanti e sorridenti. E il giorno dopo Daniele si sveglia che non riesce a camminare, facciamo sì e no i chilometri giusti per arrivare ad Abano e, ingolositi da delle giuggiole, ci fermiamo a mangiarle da quest'albero sporgente che dava nella strada, e una giuggiola tira l'altra fino a che arriva il proprietario che ci guarda mentre parla al telefono, sposta la cornetta. Ma voi? Cosa state facendo? Chi siete? Gli spieghiamo in 2 parole quello che stiamo facendo. Ah, state approfittando dei frutti di madre terra. Fate pure. Cioè, una risposta del genere non è che me la sono inventata al momento, è stata proprio una risposta in tal modo. Di lì a poco siamo diventati amici di quest'uomo, Pier Lorenzo si chiama, ha 3 cavalli, e scopriamo che questa persona è morta e risorta e non è Gesù. Era il gestore di una comunità di bambini autistici
e il più problematico lo ha coltellato al cuore. È riuscito a estrarre la lama, a chiamare l'ambulanza, a morire, a farsi resuscitare. Era... negli occhi aveva questa luce strana, quindi effettivamente deve essere un'esperienza alquanto scioccante vedere l'aldilà. E siamo finiti per dargli una mano a sistemare un vecchio trattore per arare un campo. Cominciamo a prendere a martellate questo cilindro d'acciaio che non capiamo neanche a cosa serve. Risolviamo irrisolvibile, scopre di essere stato truffato dal tizio che gliel'ha venduta e finiamo a cena da lui. Torniamo da lui, parliamo di comunità, di grandi progetti, e lui ha sempre questa aura mistica che ci accompagnerà per tutta la permanenza lì. La mattina ci svegliamo, ci fa un ottimo cappuccino stracolmo di crema e ripartiamo. Ripartiamo carichi, pieni di idee, no? E sì, ma ci aspettavano i colli ugani, che ci hanno abbastanza stroncato. Io nella mia testa pensavo, facciamo il tragitto che passa attraverso i colli, così ci alleniamo, poi c'è il tratto pianeggiante, le Alpi. Ce la siamo goduta veramente molto dal punto di vista culinario, perché la gente la prima cosa che fa quando gli parli di un'esperienza del genere è nutrirti. Secondo me scatta l'istinto materno, ti vedono deperito, sei un po' sporco, ti offrono da bere, anche vino. I colli ugani sono famosi per le cantine, quindi il vino non ci mancava di certo. Forse in seguito ad un bicchierino di troppo abbiamo deciso di prendere una scorciatoia. Una scorciatoia che ci ha portato in un bosco, nella quale poi la giusta via fu smarrita. Ed è così che finisce questo episodio. Con me e Lele smarriti in un bosco. Il suono di dei rami che si spezzano e il tramonto che avanza. Al prossimo episodio, se volete sapere cos'è successo. Se siamo sopravvissuti e come. Ed è così... Ed è così. No, non ce la faccio più a farla adesso. Ed è così. Vaffanculo, Geri. Dai, no, giratevi, guardate da un'altra parte. È così. Vaffanculo, no. Ma come fanno gli attori? Fanno un respiro profondo.